Thank you.
H160 e con un elicottero totalmente nuovo, 68 brevetti. Le più importanti che possiamo vedere sull'elicottero sono le pale. Avete visto le pale? Okay? Blue Edge è una nuova, un nuovo tipo di pale, e l'interesse di avere questo tipo di pale è molto. Abbiamo guadagnato 50% meno del rumore comparato con altro elicottero in questa categoria, della generazione prima. Cioè, questo è molto importante. Dopo aiuta anche per le performance dell'elicottero, e questo è anche molto importante. Sono le pali. Dopo abbiamo il fenestron di nuova generazione, che aiuta nella, come si dice, manovrabilità, maneggiabilità dell'elicottero. Questo è anche abbastanza importante, è importantissimo per il rumore, anche questo punto è importante per il rumore e la sicurezza, sicurezza del volo. Okay? Sono i due. Una terza cosa che posso dire è il stabilizzatore orizzontale doppio. Questo è ancora una nuova tecnologia che aiuta per volare meglio ad dentro del volo. E questa tecnologia permette di avere, perché la forza che aiuta l'elicottero permette di avere una carica utile di 50 kg di più. Okay? Sono tre esempi dei brevetti che sono in questo elicottero, ma 68, come avete capito, sono molte. E una sola macchina è davvero un passo importante avanti. Vorrei parlare anche dei motori che sono Arano del Safran. La potenza sono un po' più di 1200 cavalli. Okay? E che hanno un consumo di 15% meno che gli altri motori della generazione passata. Okay? 15% più. Abbiamo qui due punti importanti per il futuro, siamo già nel futuro, che sono il rumore, che sono l'elicottero, e il consumo. Più amico del pianeta. Che posso dire? L'avionica è totalmente nuova, con il sistema che abbiamo già in altri elicotteri della gamma Airbus Helicopter, che è il Ionix. Permette a un pilota di passare di un elicottero all'altro senza problema. E abbiamo visto durante le due voli che abbiamo fatto oggi, sono pilota con noi, sono pilota di elicottero piccolo, il H125. E abbiamo visto che hanno volato senza problema un elicottero molto più grande. So, è molto facile di prendere in volo le comande di questo elicottero. Questo dice molto su tutta l'avionica che ha questo elicottero e come aiuta la pilota nel volo. E abbiamo visto in tutte le fasi di volo che si cambia, si fa, è semplice, e prende tutto l'elicottero quando c'è qualche problema. Abbiamo visto decollo, problema di un motore, subito prende tutto e mette l'elicottero in una posizione di sicurezza. So, se devo qualificare questo elicottero oggi, è moderno, con tutti questi problemi, facile manutenzione, okay? L'abbiamo visto quando si apre che l'accesso è facile, questo è importante per fare la manutenzione, consumo meno, è un elicottero, credo lo più importante che noi abbiamo detto ancora, è bellissimo, è un elicottero bello, okay? Ha una linea. E siamo focalizzati oggi al mercato in Italia VIP, okay? VIP. Abbiamo fatto la prima firma l'anno scorso, arriverà l'anno prossimo il primo elicottero in Italia, e abbiamo
pensiamo che il mercato sarà per tra 10 a 15 elicotteri in questo mercato VIP. L'abbiamo fatto nel passato con il Dauphin. Ma il Dauphin è già una generazione passata. Adesso con il H160 stiamo già lavorando per il futuro. Non so se avete domande. Avrei una domanda io. Alexandre, tutti pensano che Airbus sia una società straniera, sia francese, franco-tedesca, ma noi di Aviation Report l'abbiamo sempre detto che in Airbus, in questo elicottero in particolare, parla molto italiano. Cosa c'è di italiano su questa macchina? Allora, questa macchina, gli interiori sono... Interni. Gli interni, merci, gli interiori no, gli interni è italiano, si fa in Italia. E perché? Perché non so se posso dirlo Silvia, ma sono le migliori per fare questo tipo di finizioni, ok? Okay. So, è un piacere di avere, ma non è solo questa cosa, questo elicottero ha questa parte italiana, ma siamo in Italia, Airbus. Posso dire che oggi siamo 160 dipendenti lavorando per Airbus in Italia. Wow. Tra Defense and Space e la parte degli elicotteri, 160. Se guardiamo con i fornitori che lavorano per Airbus, stiamo parlando di più di 8.000 persone. 8.000 persone che lavorano per Airbus in Italia. Allora, fornitori, non solo per Airbus, ma in parte per Airbus. E se parliamo di numeri, Italia è il paese numero 7 in Europa come fornitore per Airbus. Okay. Settimo mercato, giusto? Sì, per il mercato. Significa 500 milioni di euro per anno. Okay? Io credo che questo parla bene. Questa cosa dice molto, come dicevamo prima, i numeri che dicono molto più di tante parole. Sì, io sono ingegnere, so numeri. Devo parlare di numeri per fare passare il messaggio, no? Ma no, io credo che siamo fieri sì. Di avere anche in questo elicottero su cosa italiana. E che cosa? Grazie. Però prego. Una domanda.